Guardate, questo è un fascicolo che tiene 8 anni, compie ad agosto, con una prima denunzia, 2012 un'altra denunzia, 2012 una terza denunzia, 2013 fa richiesta di archiviazione clemente, PM clemente, e se ne va. In pugno il provvedimento, e da quel momento è cambiato 3 PM e 3 GIP. Questa dovrebbe essere la settima, se non vado errore, come si chiama? Questo, come si chiama, è stato sempre confuso in una maniera incredibile. Ogni volta si trova l'ordinamento sconvulso. Adesso sembra più ordinato, ma il problema è che qui dentro non c'è nemmeno, come vedete, non c'è nemmeno un DVD. D'accordo. Come scusi, può vedere? Insieme a me, perché questi potrebbero dire che sono io che li faccio sparire. Di tutto se ne vede. Allora guardi qua, guardi qua, guardi qua. Non c'è un solo DVD. Qua ce ne stanno parecchi di DVD che ho legato insieme alle denunzie, formulate per iscritto e su DVD allegato. Più i DVD che ho fatto con le opposizioni, che ne sono una marea. Allora, qui dentro non ci stanno. Questo dimostra che questo fascicolo, ogni volta che si sposta, subisce delle... Vedete qua? Allora, eccolo qua. Mo li vedo uno per uno e vediamo quello che ci manca. No, io come dimostro che qua ci mancano la roba? A chiacchiere? Allora la macchinetta, mi scusi, la volta scorsa è successo proprio qui, c'era ancora Iannella, che per far tirare fuori uno di questi fascicoli ho dovuto tirare fuori la macchinetta e ho fatto ripresa. Mi scusi, mi fa finire cortesemente, questa è una cosa che dice lei. Allora, scusate, voi facciamo tutto quello che ma se devo parlare con quattro che mi parlano addosso, io devo parlare con un responsabile. Devi farlo, lo so che sta registrando. È stato in 5, sta. È tutto il signor. La signora sta solamente assistendo, però io devo parlare con quattro persone. Con chi vuole parlare? Non lo so, chi mi sta? C'è una persona che mi ha portato la signora, che me l'ha sempre fatta vedere, è stata sempre gentile. Poi arriva un'altra persona, chi la vede una mano? Non perdere qua, allora faccela. Secondo lei io ne tengo da perdere. Non lo so, non mi interessa, io sicuramente no. Allora, lei prenda... Ma lei chi è? Vuole dire il nome? No, non lo dico il nome perché lo vuole registrare, sono ispettore di polizia, allora ma non lo dice il nome? No, io non la conosco, non so chi è. Ma scusi, allora, no, lo sai, mi ha chiamato per cognome. Il cognome, però non mi interessa. Io sono abituata a vedere gli ispettori di polizia che non si prendono. Senta un po'. Va bene. Allora, lei mi deve dare il documento a me, non io a lei, innanzitutto. Ma scusa, che c'entra lei che io sono responsabile? No, io sono responsabile. Ma santa madonna, io ho il personale incaricato, devo fare la trafila con il personale di polizia. Ma devi fare una richiesta, devi fare una richiesta, faccia la richiesta. Ma io me la faccio direttamente con la signora, lei non è il responsabile del procedimento. Siamo stati chiamati come forze di polizia perché ma santa lei madonna, ma chi l'ha chiamato? Lei sta urlando, il personale civile, lei sta urlando. È facile dire che io urlo, io sono venuto qui in silenzio per chiedere la cosa. O no? Adesso dice che io urlo, io parlo, però non posso parlare, guardate quando ne siete, 6 o 7. Allora andiamo, se no dice che lo stiamo circondando. Andiamo. Sentite, voi ci state scherzando. Ma con la postura, per questi fatti, per questo. Lei mi sta oltraggiando, fatemi capire. Mi sta minacciando, non mi minacci, non mi minacci. Io l'ho minacciato. No, sì, se si sta buttando addosso a me, non mi minacci, non mi minacci, non sorrida, faccia la richiesta, faccia la richiesta. No, lei che sta facendo da stamattina da quando è arrivato. Vuole continuare a provocare lei a me. Non mi fa uscire su YouTube. Non mi provocherà perché io non cadrò. Stia attento a fare le cose per bene, è onesto. Per cortesia, perché noi siamo
vada e mi faccia parlare. Ma chi è che dice a me se ne va? Ma io non posso perdere allora, tempo. Senta, qui. Chiamiamo un po' i colleghi. Ma io sto andando, no, guardate che. Oh, bravo! Oh, finalmente una persona di buon senso può arrivare. Sono della polizia giudiziaria del lavoro. Chi è? Io sono il sovrintendente capo funzione della polizia giudiziaria. Oh, ma guardate, già parlate così. Faccio capire che cosa è. Qual è. Sono venuto per guardare, visionare la richiesta di archiviazione effettuata dalla dottoressa Scamato. Deve presentare una domanda. Scusi, no, sono 8 anni che faccio questo lavoro e quindi l'ho imparato bene. Ho chiesto alla signora, la signora mi ha preso il fascicolo. La prima cosa che ho rilevato, guardando il fascicolo, che mancano subito, no scusi, ho finito, che ho finito che mancano molti DVD da questo fascicolo. Basta. Poi ho chiesto di visionarla ed eventualmente di estrarre copia. Solo dei documenti, perché questo già è stato più di una volta fotocopiato, quindi solamente della richiesta delle motivazioni espresse dalla dottoressa Scamaccia e delle indagini effettuate dall'organo di polizia giudiziaria, punto e basta. Adesso come assiduo frequentatore di questo insomma tengo 31 querele sa bene che la polizia giudiziaria non potrà dare risposta. È chiaro, allora perché se vuole presentare presenti un'istanza giustamente poi ma io la faccio normalmente l'istanza. Poi mi si avvicina una volta uno, una volta un altro, chi la dice cotta, chi la dice cruda, ma io posso spiegare la legge e le disposizioni. Io devo parlare con una persona, il responsabile si chiama responsabile addetto a far visionare, che diventa il responsabile di questo procedimento, che mi guarda, ancora io faccio sparire qualche carta. È una cosa giusta che fanno bene e a me mi fa piacere che ci sia sempre una persona, perché quando spariscono le carte dal fascicolo mi si potrebbe attribuire la colpa che io l'ho gestito. Quando qua ci mettono le mani in tante persone. Continui la sua attività. Oh, grazie, grazie. Finalmente. Dopo ditemi quello che vi serve che facciamo. Siamo qui a posto. Va bene. Ma devi fare sempre una distanza, distanza. Io dico, già che io so che la legge prevede che o venga rilasciata copia fotostatica previo pagamento, previo normale richiesta con i moduli che già prefingati con le marche. La legge, che questa è vecchia, successivamente da parecchi anni è entrata in vigore un'altra legge e si chiama Codice di Amministrazione Digitale, che obbliga tutte le amministrazioni, anche quelle non dotate di strumentazione tecnologica come nella fattispecie, di poter far estrarre gli atti attraverso ogni mezzo di tipo tecnologico, che può essere uno scanner o una semplice macchinetta fotografica, perché io scatto una foto e quella foto è una scansione, di un documento. Normalmente si chiama foto, ma la macchina me la trasferisce in PDF immediatamente, cioè quel documento diventa un documento PDF. Anche il telefonino, guardi, se io la faccio col telefonino, io faccio 15 copie. Allora, all'ultimo mi troverò un documento di 15 copie, le faccio in pochi secondi, non faccio perdere tempo e ho avuto quello che mi toccava, diciamo, facendo risparmiare tempo al personale, toner e carta come la legge obbliga. Se non avessi uno strumento, allora non tengo alternative. Io se vado a Roma, guardate, e ho visto ultimamente, sono andato a Roma, ho visionato una richiesta di archiviazione alla Procura Generale, c'era una volta sola, sono andato a Roma, sono andato lì, le cose erano cambiate, nel senso che ti davano un numerino, ti davano un computer. Con quella password accedevi solo ai tuoi documenti, te li guardavi, indicavi quelli che ti servivano, te la devono
in formato PDF e te ritiravi subito, cioè in un tempo che non lei erano decine e decine di persone che entravano e uscivano velocemente. Lei è stata autorizzata a visionare questo. Oh, bravo. Visione e fascicolo. Oh, okay. Va bene, okay, grazie.